l'ho sempre, ah, io l'ho sempre vista bene. Sì, la ricevo. Sceriffo, mi dico. Sceriffo. Segnaliamo che all'interno della faccenda si collaborano insieme. No, no, sono stati in radio. Giornalisti della Wizard News di un film. Gli artisti sono vestiti di rosso e indossano una maschera da scimmia. Basta. 10-4. Vado, vado al concessionario a provare quella. Speriamo. Ho avuto manca niente qua. E niente. Questo muore. Vabbè, collega, andiamo a fare un giro. Sì. Tanto qua mi pare che non c'è più nessuno. Vederci. No, ma dentro c'è il tuo collega da solo? Infatti adesso vado a vedere come ha preso. Arrivederci. Ma scusi, lei... Signore, mi perdoni il disturbo. Ho avuto un crash della connessione. Madonna mia. Ho squarciato le... No, no. Ok. Andiamo a vedere al centro di riparese. Come? Non ho capito. Andiamo a vedere le riprese. Controllare la per lettori. Ok. No, ho detto che sono la Pacific Standard. No, ma sono fatte delle... No, quella lì è la Wizard News, mi sa, Pacific Standard. Invece per la scuola di riprese mi sa che sono lì. Vabbè, però deve essere la Pacific, prima andiamo a vedere. Riuscite a mettergli le varie multe a queste persone. Poi sono di nuovo operativo. Tenente, tenente, non ricordo il nome, Frank, ti faccio capire. Tenente. Scusi? Così? Vabbè, lascialo qua. Vabbè. Vedi, avevo già news qua delle riprese qui. Sono dentro. Sì, eccomi, tenente Drebin al rapporto. Invece lì alla scuola, lì invece fanno una lezione di un casting per l'interattore. Agente Constantine? Sì, siamo in centrale. Anche noi. Siamo, glielo mando al piano, all'aula. Siamo, sì, all'uscita mezzi, siamo sopra. Thank you.
provvedo a mettere a schedare tutte le persone, eh? Metto un attimo qua. Ah, no, qui è, qui è. C'è nessuno? Buonasera! Buonasera! Buonanotte, direi. Eh sì. Comunque non c'è nessuno. Buonasera, signore. Vabbè. Non comunica. Niente. Non c'è proprio nessuno. Sì, ma dove sono tutti? Cazzo, siamo in centro, in un server. Non lo so. Ma chiedevi permesso di andare a controllare i punti. Io c'ho i droni. Quelli segnati sono, si può andare a controllare. Vabbè, quelli. Vabbè, sì, GPS, sì, ok. Certo. Vieni. Qui Adam 1 richiede permesso di andare a controllare i punti caldi. Passo. Permesso accettato. Tutte le unità, vedete che se se vedete qualcuno in giro con la mia macchina. Non sono io, è stata prelevata davanti al dipartimento da qualcuno. Com'è possibile? È possibile. È sempre una pattuglia. Appunto. Non ha il rilevamento satellitare dell'auto. Non lo so se ce l'ha attivo, magari vedo un attimo. Non sono molto bravo con queste cose. Tanto è una pattuglia, penso che gliel'abbia installato. Vabbè, nel caso vado proprio io in giro a cercare. Sì, noi andiamo alla raccolta intanto. Vabbè, collega, io e Aaron abbiamo un metodo. Praticamente faccio scendere il passeggero poco prima che sale la salita. Cosina, e sì. Io poi vado a piedi, vado con la macchina da sopra. Ah, ok, quindi... La faccio scendere qua. Ok. Salgo su a piedi io, ok. Esatto. Bravissima. Ok, perfetto, vado. Aia, cazzo! C'è uno. Fermo, polizia! Fermo! Mani sopra la testa! Qui ad Amuno abbiamo beccato un tipo raccolta, passo. Fermo. Tieni le mani sopra la testa, in ginocchio. Sì, una pattuglia di supporto, grazie. Vediamo ora. Mi metterei le manette, sì. Smith. Perfetto. Ecco qua. Il levamento è stato di fermo, signore. Scusatemi, Non sono molto pratico. Andiamo a centrale, verificheremo tutto. E sarebbe il simbolino viola, la macchina viola, giusto? Prego. Venga, ci no, segua. Quello viola è il... è verde. È solo? Quello viola è il... Non lo so, questo è il vostro lavoro. Auto personale. Cercate di capirlo. No. Va bene, andiamo allora. No.
dovrebbe essere sempre perché io vedo Rockford Hills, io a Rockford Hills vicino al coso dei capelli là, tenga sempre sì, no, quello è il concessionario di auto, diciamo, si tenga sempre d'occhio le spalle, perché era contro le spalle, perfetto, perfetto, okay, okay. Mi sta facendo paura, raga. Cerca di intimidirmi. No, dall'altra parte, saga, dall'altra parte, della collega. Prego. Si metta la cintura. Sì, sì. Ecco qua. Andiamo. Yeah. Io da uno codice 4, prossimo guardando in centrale, tutto a posto, non c'è bisogno di una proprio. Andiamo da un tavolo, non possiamo finire Vespucci. Da no, andiamo a Vespucci. Sì? Ti volevo chiedere, ma sei in live? Sì. Ah, nulla, nulla. Dimmi veloce, se puoi mutare un attimo la live. Sì, muto un secondo. Ok, vai. Channel. Prego. Prego. Andiamo a sinistra, collega, che di là c'è la stufa. Oh, sempre con questi interrogatori. Ah, non c'è la stufetta? Perfetto. No, di qua no. Ma cosa volete sapere? Va su. Vediamo. Sono, sta lei deciderlo. Vabbè, allora, lo perquisisco. Tutto... Ah, comunque, signore, lo perquisisca, sì, in caso vediamo io. Se ha sostanze, in caso lo dichiarano stato di arresto. In quanto è stato trovato in una zona calda. Esatto. Allora, vediamo un po'. Vedo anche allora, vediamo un po'. Allora, vedo che il signore ha numerose armi bianche con sé. Lo zaino è pieno di armi. Mazza da baseball. Tirapugni. Beh, un po' di roba. Poi, qualcosa da mangiare. Qualche antinfiammatorio. Ah, cos'è questa bustina qua? Sono semini? Vediamo sì, per delle rose, delle rose. Delle rose? Da realizzare? Cioè dei fiori. Non lo so se è andato al fioraio. Quanti ne sono? Sì, ne sì. Conto una decina, ne conto, sì. Sì, 10. Okay. Ma li porti ad esaminare? Vado io? Aspetti, io li prendo, sì, sì. Ok. Andare fino al piano di sopra. Lo chiedere una cosa. Agente Costantine, con chi è in pattuglia? Se è in pattuglia? Vabbè, signore, la smetto un attimo, me le consegna. I due tenenti mi stanno portando che cosa? Parte, e capitano. Quei semi che okay. Le ho trovato. Vabbè, allora li rimuovo la. Ma sono dei fiori. Ok. E intanto si toglie anche la maschera, no, grazie. Allora. Ah, sono dei fiori. Andiamo cioè, a analizzarli. Mi vuole derubare i fiori.
Sì, signore, analizziamo i semini che lei ha nel suo zaino e poi dopo verificheremo cosa si tratta, prego. Grazie. Ok. Estrago anche la maschera. Perfetto. Perfetto. Manga Per fermo. favore, queste armi me le metta nello zaino, le mettiamo. No, non c'è bisogno, tanto non Va è ad analizzarle lei, pericoloso. dato che le ha prese lei. Vabbè, io Vada, do lei. vada. No, vada lei che è più comodo, ecco, cioè. Mi dica dov'è però, No, È appena di sopra. vada lei che voglio stare un po' con la gente, che ci siamo già stati ieri con lei. Con me? Sì. Vuole Ah, conoscere bella. lui? Vabbè, Sì, faccio un po' di dai, conoscenza. facciamo un po' di conoscenze, dai. Che Ok, tanto, prego. visto che ci devo passare un po' di tempo. Sì. Sì. No. Ah, semi di marijuana, altro che fiori e rose. Sai che ci sono stati Bene, anche bene, mi loro. sa che il signorino ci ha dato delle spiegazioni. Sono semi di marijuana non analizzati. Ah, quindi signore, lei da stato di fermo passa a stato di arresto, quindi lei ha il diritto di rimanere in silenzio, qualsiasi cosa Sì, dirà sarà vabbè, stata stessa colpa roba, del dai. tribunale. Avrà Sì, diritto a un sì. avvocato, qualora non se lo potrà permettere, ne Sì. verrà affidato in un ufficio. Quindi ora la mia domanda è, vuole un avvocato? Anche se comunque è stato preso in flagranza proprio completa, quindi non so quanto le possa servire. Signore? Dai, chiamiamo sto avvocato. Vuole? Va bene, vediamo se mi risponde. Se no, mi spiace, vediamo. Oh, perfetto. Sapi che perderà molto tempo Pronto? con l'avvocato. Sì, lo so, non c'è bisogno, me lo ricordo già ieri che me l'ha detto. Buonasera, ascolti, abbiamo arrestato un soggetto che dice di volere un avvocato, quindi se si può recare in centrale a Vespucci, così parla con il suo cliente e tutto il resto, insomma. Perfetto. Salve. Dica di venire da sotto. Vabbè. Se Vabbè, poi. no, andare a prendergli sopra. Ah, no, fa niente. L'importante è che arrivi. Comunque, non per dirle, collega, magari c'è anche qua la stufetta, è là, Sì, ma però c'è. quella lì è più lontana, l'altra è qua, tipo scomoda. Ah, vabbè, sì, immagino. Ma perché? Che fa sta stupida? No, No, stia no, no, fermo, no, no, si no, no. avvicini. Cioè, mamma mia, masochismo. Ma fa calore. Io ho un po' Sì, di oltre al freddo, colore con le dà anche una bella maniche. scossona. Poi voglio vedere Ah, se si riprende dopo sono la un po', scossa. come dire, difettose, ecco, Sì. lasci perdere. Ho saputo che mio fratello CJ aveva avuto una roba del genere. Può Sa essere. com'è, voleva tanto provarla, a Sì. quanto pare. Sembra, mi ha detto, mi ha raccontato che ci ha tirato un calcio. Sì, Ed è stato. esatto. Comunque è indistruttibile quell'uomo, eh. Oltre a fare caldo, no? Danno anche la scossa, si è preso in un modo brutto.
Ma comunque mi sa che mio fratello l'ha fatto un paio di casini, eh. Quale? Allora, si è preso la scossa, ieri si è incendiato, non so come sia possibile che sia ancora vivo. E poi... Ma era quello che è esploso ieri? Sì. No, sta bene, sta bene. Cioè, minchia, ha fatto... L'ha vista in giro. È esploso, di solito. La prossima volta meglio che non mi portate quelle taniche appresso, allora. Anche se, comunque, non capisco come mai una scarica di un taser abbia scatenato un... non lo so. Vabbè, non... Vabbè. Sì, ne può dare questo documento, se magari possiamo identificarlo? Sì. Ok, un attimo solo. Dentro Zeni. Perfetto, cerchiamolo, eccolo qua. Logan Floyd, perfetto. Sì, siamo in sala del giocatore, abbiamo preso il resto di un soggetto che abbiamo trovato la raccolta con 10 semi di marijuana. Perfetto. Abbiamo chiamato l'avvocato. Abbiamo perso il titolare di questa persona. Mi sa che mi ha fatto la truffa il fioraio. Che truffa? Avevo chiesto i tulipani. Qualcuno? Procedo ad andare alla Pacific. Adesso... Tutte le unità, gli sceriffi si stanno dirigendo. Gabri ProGamer05, grazie per il follow. Ok, poi, mi sa che dopo puoi fare una denuncia perché il fioraio l'ha truffato. Logan Floyd. Andiamo comunque sul posto. Ah, mazza, c'ha un po' di precedente. Io sto andando alla Pacific, sono a 200 metri. Stiamo dirigendo sul posto 3 km. Un po' di precedenti, cioè, furto recettazione, fuga d'arrestato, resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento, fuga d'arrestato, resistenza pubblico ufficiale. C'è un camioncino fuori della Weasel News. Scusi, ci pensa lei qua? No, sì, ma non niente di grave, ci sono tutti gli altri. Ho segnalato degli attori che a quanto pare non sono degli attori, saranno ma dei camminatori vestiti di rosso con una maschera da scimmia e alcuni lavoratori da Weasel. Ci sono delle moto. No, collega, aspetti, collega. Un faggio. Collega. Questo camioncino della Weasel News. Collega, si fermi. Aspetto voi per intervenire. Venga qua. Non c'è bisogno di... No, non mi lascia da sola. Lei. Rimanga qui. Tanto è preso in flagranza. Segnalo che è vice capitano, se va via. Rimanga qui. Segnala, la banca centrale. Vice capitano, cioè, il mio collega si mi ha abbandonata in sala interrogatori con un soggetto per venire lì alla rapina. Penso. No, ho detto, codice 4, hanno disinnescato, diciamo, l'allarme. Quindi, andate. In effetti è vero, mi si è sentito. Adesso andiamo. Mannaggia, collega, cioè, mi abbandona qui con una persona in attesa dell'avvocato. Poi devo abbandonarlo qui sotto lui. Ma lei proprio vuole prendere una scossa, oh? Ma sei ancora avvicinato alla stufa? Ma vuole morire. Dice, io sto rifando con Constantine, eh? Mi scada un po'. Dio mio. C'è un po' dei precedenti comunque, signore. Va bene. Perfetto. Il 14 del 3, 13 del 3. Madonna, oh. Penso sia andato l'avvocato, collega, rispondere alla telefonata. Beh, basta, questi avvocati non vengono mai, lascia stare. No, è arrivato. Adesso invece presento io alla sede di cosi, va. Ah, con i suoi precedenti non penso. Mi ci presento e gli tiro una mazzata in sottile. Scusate se uso la radio, Rita, siamo in riunione. Non scherzo. Allora, a tutte le unità, finite l'arresto, poi procedete per venire qua con... Mi piace quella iPad, vedo. Alla Pacific. C4, ricevuto. Senta, abbiamo un intervento rapido, adesso aspettiamo... Sono libero di andare? No, aspettiamo l'avvocato. Lei non si trucca la mattina. Già,
Anche qua, va. Cioè, ma sono libero di andare. Rimanga qua, ho detto. Ma ha capito quello che ho detto io. Ecco, vediamo di concludere velocemente sto arresto che ci hanno chiesto di venire. Venga qua, venga di qua. Oh, ho sbagliato. Allora, venga, venga, venga di qua, di qua. Di qua, di qua. Qui c'è il soggetto che ha richiesto l'avvocato. Oh, eccoci okay. Qua. Vabbè, non usciamo così, parlo con lui. Ho il piacere di interloquire con cucina. Mi raccomando, non più di 10 minuti. Certamente. Salve. Salve. Ho il piacere di parlare con la signora. Con Logan Floyd. Ok. Allora. Sì. Gentilmente se mi spiega che cosa è successo. Allora, io la vedo un po' dura. Allora, aspetti un attimo. Prima di cominciare la seduta le devo dire che io sono qui per aiutarla. Sono coperto dal segreto professionale in questa seduta, quindi mi deve aiutare dicendo la verità. Se lei non mi dice la verità, non mi mette in funzione di poterla aiutare nel meglio delle mie possibilità, ok? Certo. Ok, perfetto. Mi presento, sono il suo avvocato, sono l'avvocato Cox. Luis Cox, piacere. Piacere, piacere, okay, piacere perfetto. Mio. Mi faccia un piccolo assunto di quello che è successo. Mi ricevete a tutte le unità? Mi sono trovato che stavo andando in giro e a un certo punto sono andato a procurarmi dei semi perfetto. Di marijuana perché ne ho bisogno. Frank? Ma okay. Pochi, non... Non quanti? Tanti. Mi deve dire tutto. Le quantità. Allora, io ne volevo prendere 5, però purtroppo, diciamo, me ne ha dati 10 perché, okay, non so, me li ha regalati, me ne ha regalati altri 5. E niente, io ne stavo per andare, quando poi sono arrivati gli agenti che mi sono venuti ad arrestare. E niente, sia, m'hanno sia messo più specifico, mi deve descrivere tutto nel minimo dettaglio. Quindi lei stava acquistando questi semi, sì, giusto? Esattamente. Okay. Dopo averli acquistati, siccome diciamo una zona calda, quindi molte persone arrivano cattive, avevo sentito diciamo qualcuno che si muoveva, allora avevo sentito anche una macchina che si era fermata lì vicino. E allora ho deciso di andarmene, anche perché era mio intento già andarmene da prima. Allora stavo per salire sulla bici quando ho visto un poliziotto, un agente, davanti e dietro di me che mi bloccano, gli dicono di mettere le mani in alto dietro la testa. Io obbedisco e niente, mi mettono le manette, okay, mi trascinano... Quindi non ha posto resistenza? No. Ok. E niente, dopodiché mi hanno portato fino alla pattuglia, mi hanno caricato dietro, mi hanno lasciato la cintura e siamo arrivati qua in centrale. Dopodiché siamo scesi, abbiamo fatto un piccolo corridoio e siamo arrivati qua nella sala interrogatorio. Ok, le hanno posto qualche domanda? Cioè, lei quando è che ha chiesto di un avvocato? Quando mi hanno letto i diritti, mi ha detto se volevo un avvocato, in caso non avessi uno, mi potevano fornire uno d'ufficio, allora io ho accettato. Ok, quindi lei ha chiesto un avvocato fin da subito, giusto? Sì. Ok, ottimo. Per caso, dopo che lei aveva chiesto la presenza di un avvocato, sì, le hanno fatto un interrogatorio o le hanno posto qualche domanda? No, mi hanno detto dove ho preso i semi e perché li ho presi e poi niente, diciamo, mi hanno preso i documenti, mi hanno guardato credo sul loro database nel frattempo che la stavamo aspettando, tutto qua. Oh, ok, quindi le hanno posto delle domande? Sì, sì. Ok, perfetto. E quando le hanno fatto la... Ah, aspetti, le faccio un'altra domanda. Lei ha dei precedenti penali? Allora, sì, però diciamo... Adam 1, mi ricevi? Vengo definito come ti riceviamo, complice, ce ancora anche quando, l'arresto. Diciamo, non è vero, quanti perché... Quanti ci vuole ancora? C'è l'avvocato che ci vuole la vita. Va bene, va bene. Tempo che l'avvocato finisce di parlare, veniamo sul posto. Tenente, può andare a prendere dell'acqua?
Sto avvocato ha tirato troppo le lunghe, collega. Adam 1, fate pressione all'avvocato che non c'è tanto tempo da perdere, quindi... Sì, ma se vuole... aveva poche cime, possiamo fare solo una multa e lo lasciamo andare a questo punto, se è importante la cosa. No, no, fate semplicemente pressione all'avvocato. La sua fedina penale, quindi... E quando è che l'hanno perquisita? Scusi? Avvocato, no, scusi, un attimo, se mi permetto, avremo... No, la seduta non si può interrompere. Sì, va bene. Dopo i 10 minuti potrà interloquire con me, grazie. Tenente negativo, l'avvocato necessita di 10 minuti per parlare con la persona. Vabbè, collega, che mi racconta di... Scusi, può riformulare la domanda che non... non ho capito. Ho chiesto quando ci hanno fatto la perquisizione. Ah, mi hanno fatto la perquisizione, diciamo, pochi minuti dopo che siamo entrati in questa stanza. Mi hanno perquisito lo zaino, hanno visto che avevo delle armi bianche, okay. Del e cibo, anche, che mi porta appresso. I semi di marijuana. Sì, poi me li hanno sequestrati, sono andati ad analizzarli e sì, hanno visto sono che tre moto. Ok, la perquisizione che le hanno fatto. Questa qui è rotta, quindi vabbè. Hanno violato il vado a prendere qualcuno a 14 se c'è stato. Lavorare su questo punto. Se lei mi ha detto che non aveva alcun tipo di precedente penale, hanno violato il loro codice di condotta e di conseguenza anche i suoi diritti. Pertanto adesso vedremo se riusciremo a usarla per un patteggiamento. In caso certo. Sporgiamo denuncia verso la gente che ha commesso l'illecito. Certamente. Ora vediamo un attimo. Quindi, per quello che mi ha detto, quindi lei non ha opposto resistenza all'arresto. E l'unico motivo per cui si trova qui in questo momento è per i 10 semi di marijuana, giusto? Sì. Ok, perfetto. Mi faccia controllare giusto due carte. Ci vorrà ancora. A me sembra che lo stia facendo a posto. Sì, ne pagine per 10 semi. Si potrebbe anche lasciare andare via. Poi il tenente ha detto che dovevo continuare. Ah, Dio mio, questo avvocato ci vuole una vita. Constantine qui sta cercando le moto, eh. Se avete bisogno, chiamate e ritorno indietro. Ok, signora, allora, per quello che lei ha commesso rischia. Se l'hanno colta in flagrante, quindi sono 12 mesi di reclusione ed una multa leggera, quindi pari all'1% del suo patrimonio. Certo. Quindi per cui, adesso, vediamo un attimo... di riuscire a trovare un patteggiaggio. Adesso non certo. Volevo già dare 6 mesi, volevo dare. Cioè, sì, fatto. Ma infatti, ma cioè... adesso devo aspettare un attimo che questo avvocato poi ci sta mettendo un bel po'. Aspettiamo. Ok. Perfetto. Vabbè, qualche mese di carcere manco anche. Ah, vabbè. Avvocato, okay. Finito? Sì, perfetto. Finito. Potete mettere in sicurezza il mio assistito se lo ritenete necessario. Sì, abbastanza. Vorrei parlare in separata sede. Senza no, se abbiamo fretta, quindi parliamo. Abbiamo un codice zero in atto. È questa cosa parlare. Vuol dire che avete fretta? Che abbiamo un codice zero. Cioè. Io con lei sto perdendo tempo per una cosa da poco. Quindi per erano solo 10 semi, non avevo neanche intenzione di arrestarlo per molti mesi. Cose da poco, qui si sta parlando della libertà di una persona. Ma noi non avevo neanche intenzione di arrestarlo. Ma mi stava facendo perdere tempo, mi scusi, dai, parliamo. Senta, avvocato, io non avevo manco intenzione di arrestare questa persona per qualche mese. Devo ricordare l'articolo che si deve porre con la situazione in modo verso un avvocato o... Avvocato, non so se ha ascoltato, ma io manco volevo arrestare questa persona. Che sta a cercare modo, ma... È lui che ha avuto l'avvocato. Non si trovano. Ora ne possiamo conferire di ciò. Sì, va bene. Ci dica pure, avvocato. Quali sono le accuse che pendono? Possesso di sostanze stupefacenti, 10 semi circa sono. Quindi sono 20 unità. Calcolate, visto che erano di scarsa qualità, sì.
E quindi quanto rischierebbe? 12 mesi e 1%. Noi volevamo dargli già 6 mesi e 1%, visto che è stato collaborativo, non ha posto resistenza, quindi dimezzargli la pena. Poi? Basta. Dica lei. Ok. Perfetto. Il mio assistito mi ha detto che è stato... Quante ne servono di modo? Prego? Sì, il signore è stato messo in stato di fermo sul posto, sul luogo dove è stato trovato, esatto. Ed è stato portato in centrale. Dopodiché è stato perquisito, sono stati rinvenuti i semi, sono stati analizzati. Una volta confermati che erano semi di marijuana, è stato messo in stato di arresto, è stato confermato lo stato di arresto e gli è stato chiesto se volesse un avvocato. E poi abbiamo chiamato lei. Ok, quindi... perfetto. Allora, signore, avete violato i diritti dell'uomo, avete infranto il vostro articolo 3.4 che prevede che è possibile effettuare una perquisizione solamente ad una persona che è già stata macchiata dei seguenti reati. Quindi, signore, avvocato, bisogna precedenti. Andiamo a te precedenti. Ma che non riguardano né spaccio di droga né vendita di armi. Cosa c'entra? Il signore è stato trovato sul... Noi abbiamo diritto e il potere di poter perquisire le persone. L'articolo 3.4. L'unica modalità in cui siete consentiti a fare una perquisizione ad una persona è se una persona ha precedenti per spaccio. Ma quello è quando faccio un traffic stop, non quando fermo una persona in un punto caldo. Cosa c'entra? No, si sta sbagliando. Si legga l'articolo 3.4 del vostro regolamento di polizia. Ma mi scusi, se io lo trovo in un punto caldo in cui sta scambiando... Non è un mio problema, la legge dice ciò. La legge è questo, voi dovete... Ma perché lei si deve girare le parole a suo vantaggio? Cioè, la cosa dice una cosa. Io non sto usando un tono. Questo non è un traffic stop, io l'ho trovato in flagranza in un punto caldo, quindi ho tutto il diritto di metterlo in stato di fermo, portarlo qua, dove controllarlo... Dove sta scritto? Ho il piacere di parlare. Allora, con... non è scritto, allora cosa? Ma perché deve alzare i toni? Stiamo parlando... ascolti, io ho fretta, sto parlando di una cosa stupida, stiamo parlando. Quando c'è un codice zero in corso mi sta facendo innervosire perché mi sta facendo perdere tempo, in quanto io sto voglio già dimezzare la pena al signore e ma mi scusi, perdere tempo, per lei la vita di una persona è perdere tempo? Senta, allora, il signore lo rilascio, basta, mi ha scocciato. Ma è questo il modo di gestire? Senta, le cose? Ho un codice zero, ci sono degli agenti in pericolo in quanto potrebbe scoppiare una sparatoria da un momento all'altro. Perdere tempo, ma non signore, è per due semini. Mio interesse. Allora, non è neanche questo il mio interesse, il signore è libero di andare. Buona giornata. Ah, che cavolo. Ok. Vabbè. No, io non ho veramente parole. Complimenti. Avvocato, mi perdoni un attimo. Polizia. Se vuole c'è più calma io, venga un attimo. Ah, ormai è stato rilasciato, è stato detto. Da un agente solo, comunque, un attimo solo, avvocato. Allora, prego, stavamo parlando, lasciamo parlare della gente che ha perso un attimo la pazienza, perché siamo in effetti messi sotto pressione. Se siete un organo serio... E può parlare con me se lei desidera. No, adesso vi assumete le responsabilità di quello che avete detto e il comportamento che avete tenuto. Io non sono stata zitta tutto il tempo, avvocato. Sì, anche lei ha detto che aveva fretta. Perché la vita del signore qui davanti a me non conta nulla. E avvocato, le premetto che quando sono entrata le ho pure detto che non avevo intenzione di arrestarlo per qualche mese, neanche mesi. Ha richiesto l'avvocato, io devo esprimere i suoi desideri. Ma signore, devo cercare di difenderlo. Sì, ok, ma il signore gli aspettava solo una multa. Se c'è un'altra... No, aspettava anche il carcere. Ma no, signore. Ma io personalmente sono entrata dicendo anche quando lei è entrato avvocato che io non avevo neanche intenzione di arrestarlo per nessun mese. Io questo non l'ho sentito. Signore, lei l'ha sentito, sono entrata dicendo così quando l'avvocato ci ha fatto rientrare. No, io sinceramente... Vabbè, la mia bodycam l'ha registrata comunque. Che cosa vuol dire se io... A prescindere, comunque, io ho previsto come pena di lasciare solo 1% di multa, dato che i semi erano molto molto pochi. Ormai il suo collega ha formulato, mi scusi, porti pazienza, però che serietà pensate di avere se una cosa dice una e un'altra? Senta, avvocato, io non faccio pazienza, le veci del mio collega. Però è un... Qual è il grado del signore? È cadetto, e io ho il suo grado. Ah, allora siamo a posto. Nessuno fa le veci di nessun altro. Sì, siete il dipartimento o devo parlare con 50 persone? Io già ho parlato col signore, ha detto che può andare, o sbaglio? L'ha detto o no?
Sì, lo ha detto, ma non perfetto, ne ha parlato con me. Siamo a posto. I semi sono stati confiscati? Sì, sono stati confiscati i semi. Oh, ok, perfetto. Potrei avere le generalità della gente di prima? La gente di prima si chiama Wyatt Mitchell. Potrebbe fare lo spelling, gentilmente? W doppia Y sì. A sì. T T cognome M I T C H E L L. Potrei chiederle anche il suo numero di matricola? Del collega? Il suo. Il mio? Sì, grazie. Sinceramente non mi sono segnata nessun numero di matricola, ma sì, penso sia... Nome, sì, il nome penso possa... Abbastanza. Elisa Smith. Ma non capisco perché dovrebbe ricevere il mio numero, il nome e cognome, dato che è stata collaborativa fino adesso con lei. No, no, assolutamente, penso sia nel mio pieno diritto sapere le vostre... Comunque volevo premettere un attimo, che sentivo prima adesso che diceva che aveva un volato di diritti. Il signore è stato perquisito prima che gli chiedesse un avvocato ed ha consentito la perquisizione. Il questo caso non... è chiuso, il verdetto. No, comunque avvocato, fuori. Volevo permettere solo questo perché non vorrei che mai magari le avesse detto altro la signora. No, il signore è stato assolutamente irrispettoso nei miei confronti, quindi le chiedo gentilmente se può passarmi il filmato della sua bodycam. Vorrei procedere con una denuncia a carico del signore. Della gente? Esatto. Ok, mi dispiace per ciò accaduto, io spero che non cada nulla su di me, dato che... Sì, per quando riesce a fornirmelo il video... Vedrò, appena riuscirò a fornirglielo. Perfetto, le lascio il mio... Penso già di avercela. Ah, ok. Ma ve lo chiedevo, ma ricadrà qualcosa su di me riguardo al comportamento della gente? Lei è stata cordiale. Ok, quindi con me non c'è nulla riguardo. La condotta del suo collega è stata altamente irrispettosa nei miei confronti. E c'è proprio scritto per legge che la condotta con un avvocato deve essere assolutamente legittima e non deve ledere assolutamente la mia sensibilità e quella del mio assistito in alcun modo, cosa che il suo collega non ha assolutamente adempito. Mi dispiace, avvocato. Confido nell'arrivo del... Sì, magari se me lo dimentico entro stasera me lo ricordi lei stesso, ecco, perché sì, diciamo che... altrimenti se non arriva sarò costretto anche, diciamo, a procedere nei suoi confronti. Ok, però purtroppo c'ho molti impegni da fare, spero che me lo ricordi lei di mandare di là, perché poi ho molti impegni anche, diciamo, esteri, cioè fuori dal lavoro. Sì, glielo ricorderò. Se posso avere anche il suo numero di telefono, così magari... Il mio? Anche, sì, certo. Potrei darglielo fuori nella stanza, ecco, diciamo che fino a prova contro il signore non c'entra nulla riguardo a me. Un attimo assistito. Certo. Il mio numero di telefono è il 983 trattino 1199. Segnato? Lo ripeto, 983 trattino 1199. Elisa Smith. Ok, perfetto, la ringrazio. Confido nella sua bocca, è stata veramente gentile. Non si preoccupi, guardi, mi dispiace anche per il soggetto che aveva perso molto tempo, ma io manco prevedevo di arrestarlo, non so, fare una multa dell'1%, prevedevo. Oh, appunto che l'ho pure detto quando sono rientrata nella stanza, poi dopo il collega ha detto 6 mesi e allora io... sono da zitta, perché diciamo che a questo punto... Dispiace che le cose debbano andare in questo modo. Purtroppo, ecco, il collega ha preso in mano il discorso e ha iniziato a parlare lui, quindi non ho avuto modo di poterlo interrompere. Capisco. La ringrazio. Guarda, mi dispiace per la scenata che ha fatto, spero che, diciamo, riusciate a chiarirvi insieme al capitano, vice capitano, ecco. Sì, perché... sì, adesso, ecco... Vedo. E spero non ricada nulla su di me, più che altro, dato che non ero... No. Lei stia tranquilla, farò la denuncia a nome solamente dell'altro. Va bene, arrivederci allora, avvocato. Arrivederla. Buona serata. Assistito. Certo, la seguo. E sa l'uscita o vuole che l'accompagno? Come? Conosce l'uscita? Sì. Va bene, arrivederci. La lascio pure ai suoi oneri. Arrivederla. Di qua c'è l'uscita sul retro, eh?
colpa mia. Guardi, avvocato, le consiglio di entrare la prossima volta da qui, le consiglio di entrare. Ah, ok. Che è più vicino alle celle, perfetto. Alle sale interrogatori. Perfetto. Arrivederci. Perfetto. La ringrazio, arrivederci. Sound resumed. Qui Smith, siete di nuovo sul posto? Ancora sul posto della rapina? Sì, sono già sul posto. Ok, comparego pure io adesso che mi sono liberata. Cosa ha detto poi l'avvocato? Vuole formalizzare la denuncia contro De Re. Attaccasse al cazzo. Risposte di zombie, ragazzi. Oh cazzo! Qui Adam 2, torna in servizio, passo. Qualcuno è disponibile per pattuglia? Negativo, siamo impegnati in una rapina. Adam 2, rapina a Medsbank, a Basilic, scusa. Esattamente. Garcia vuole che si diriga là? Non può. Sono Garcia come... Come non può? Eh sì, no, da regolamento non puoi. Perché inizia da... Prima che entrassi in azione. Problemi! Allora, io mi ricordavo scuola, che i poliziotti... Vabbè, lasciamo stare, eh? Niente, ragazzi. Vado in pattuglia normale, tenente. Ya, yeah, per ora sì. User joined your channel. Spegnere fuoco! Oh mio Dio! Agente Alon Fiend in servizio, alcun disponibile per pattuglia. Ma si sta muovendo quel fuoco? No, va verso l'ospedale, c'è tutta la striscia fino all'ospedale, cazzo. Che è successo, signori? Lo sappiamo, lo vederai in poliziotto. Si tolga da lì! Madonna mia, ci penso io! Sono in centrale, soprattutto tu che ti sei tracannato litri di alcol. Tu sei a fuoco come un pollo. Maronna mia, l'asma mi è venuta a soffiare. È sparita la volante. Maronna mia. Però bacio le braccia. È sparita la volante. Oh, si c'è sempre con la pubblica, si c'è. Pluto le braccia. Torno davanti alla centrale, Aaron. Che cazzo è successo, raga? No, raga, io ho capito, devo chiudere la live perché sto laggando troppo. Quindi, ragazzi, io vi saluto, ragazzi, mi dispiace tanto per la live e vi saluto più tardi. Ci vediamo, ci vediamo tanto.